Buonasera, siamo qui con Mario Tramontano, mister dello Spartacus, con il numero 5 Bavero, che guida la difesa degli uomini in maglia bianca. Buonasera, mister. Allora, prima domanda, è la seconda finale consecutiva che disputate. L'anno scorso l'elezione estiva l'avete vinta in modo molto agevole, bisogna dire, anche se con una squadra di caratura decisamente inferiore. Cosa è cambiato, oltre al fatto che non ci sono più due uomini importanti come Carrella e Sorrentino Giuseppe? L'anno scorso non c'era, quest'anno è tutta un'altra cosa, perché il torneo, la sarebbe l'anno scorso non era come questo, quest'anno c'è comunque più 10, poi Mazzeri che sono molto forti, però penso che quest'anno rispetto a Carrella e Sorrentino c'è Di Lorenzo, che ha un bel trascorso nel torneo, quindi probabilmente non si è fermato quasi niente, anche perché Scrignamini è molto, molto attivo. Cioè. E secondo lei la sua squadra su quale aspetto deve puntare per cercare di trarre il massimo da questa finale? Niente, dobbiamo rimanere qua. Però la squadra che prende così, i punti di forza? Forza penso sia Lorenzo, l'attacco, il gioco di squadra. Penso che se il governo viene meno, vedo di più. Punti deboli invece? La concentrazione. Passiamo infine agli avversari. Teme qualcuno con le loro fila? No, non temo nessuno, perché anche loro sono una squadra che se si innervosiscono ci regalano la partita, però il problema è che se rimangono valli. In particolare anche Pugliese. Anche Mazzeo ha dimostrato tanto, soprattutto in fase realizzativa. Ma Mazzeo Francesco? Francesco Mazzeo, sì. Sì, però onestamente non ho tempo. Sono un po' scelto. Va bene, facciamo un grosso in bocca al lupo a Bavero, Tramontano e altri componenti della squadra. Dello Spartacus è tutto. Buonasera, per il Real Riviera abbiamo qui un po' i due simboli di questa squadra. Antonio De Biase, mister e presidente, e Pachi De Biase, portiere della formazione Real Riviera. Mister, l'anno scorso il cammino si è fermato in semifinale, un po' tra le polemiche. Quest'anno l'obiettivo finale è stato raggiunto. Ricordiamo che avete già vinto un titolo nell'edizione scorsa invernale. Come pensa di fermare lo Spartacus, che tra l'altro sembrano favoriti per la vittoria finale, sia per un cammino più agevole, anche per quanto riguarda un po' il cammino espresso, la qualità della rosa? Allora io penso che le partite si debbano sempre giocare, loro sono forti, sicuramente sono forti, noi siamo attrezzati per anche per battere, però attendiamo il tutto per tutto, è una partita aperta, è una partita che si deve giocare, non c'è niente contro di loro perché sono ragazzi che io conosco molto bene. Mi auguro solo che è nel segno della sportività, è nel segno che non si fanno male, è nel segno che viva lo sport, chi vince e vince mi fa piacere, però chiaramente preferisco che vince io. De Biase Pachi, questa è una domanda che la riguarda più da vicino. Si è evidenziato un po' qualche carenza per il reparto difensivo, che non è sembrato irresistibile. Avete lavorato per cercare di migliorare sotto questo aspetto? Sì, diciamo che quest'anno è andata super giù, abbiamo fatto alti e bassi in difesa. E questo vabbè, è dovuto a cali di concentrazione che comunque quasi tutte le squadre hanno questo problema. Noi c'è stato un piccolo rilievo in più perché comunque non avevamo più quella concentrazione di una volta, però l'importante è che poi ci siamo riusciti a riprenderla come dovevamo. Viste, statistica alla mano. Cioè, si vince un dato che più della metà dei gol portano la firma di Francesco Mazzeo. Ottimo. Vi sentite un po' dipendenti dalla sua incisività sotto rete? No, purtroppo Francesco Mazzeo è uno dei punti di forza nostra. Francesco Mazzeo è un grande su questi campi. Vabbè, sia lui che il fratello in difesa. Sono due ottimi elementi, due grandi giocatori, posso dire. Vabbè, e Francesco Mazzeo, secondo me, può fare molto di più. Sì, non lo mettiamo in dubbio, ma un'eventuale sua prestazione negativa può influire molto sul vostro risultato. Sì, perché è uno che fa 2, 3, 4 gol a partita. Questa è una grossa responsabilità che esatto, voi. Ci sono una grossa responsabilità sapendo che lui li può fare, perché è un ottimo giocatore.
Va bene, anche per il Real Rivera è tutto, facciamo un grosso in bocca al lupo a mister De Biasi, grazie, e a tutti i calciatori. Grazie. Arrivederci. Grazie. Stasera andremo in campo col cuore. Forza Real Rivera. Poi dovete fare presto. Il calcio veneziano trova il gol del vantaggio dello Spartacus questa finale, stai dicendo tu. No, quando ma sta dicendo la squadra. Un gol che sta dicendo la partita. Sicuramente. Però da lottare ancora, non è finita la partita. Sono ancora altri 30 minuti. L'avversario sono forti, molto forti. Sono molto forti. Ma siamo noi la squadra da battere. Sta scendendo molto su quella fascia, sta facendo vedere il primo tempo con Di Lorenzo, questo secondo tempo sta giocando Giovanni Diamante. Sì. Ti trovo bene tutti e due. Ti fai bene con tutti e due. Con tutti e due amici la che ci siamo è una roccia, è una roccia. È una roccia. Valerio, stiamo giocando tutti bene, tutti bene. Prendete raddoppio. Sicuramente. Va bene, grazie. Ciao a te. Signatore degli arbitri, questo non del Tonabaciotto ma degli altri arbitri, come vedete De Felice? Vabbè, sicuramente si sta imponendo come suo solito con la sua autorità. Oggi è giovedì. Oggi è giovedì, quindi mi è concesso fumare. Questo lo dire a tutti. Un bacione a Davidone e a tutto lo staff del Tonabaciotto. Ciao ragazzi. Un gol che vi ha tagliato le gambe dopo un buon primo tempo. Cercate di riagganciare il risultato e di portare a casa l'altro. Sì, ma io sono ancora felice. Ci sono ancora 25 minuti. Come? Ci sono ancora 25 minuti. Sono ancora 25 minuti, ragazzi. Ce la stanno mettendo tutto. E io penso che se giochiamo un po' più aggressivi a centrocampo, penso che possiamo fare il risultato. Vabbè, ragazzi. Una dichiarazione? No, no, parlerò dopo la partita. Molti dicono, parlano della tua somiglianza con Nocerino del Milano. Purtroppo lui è là, io sono qua. Stesso quartiere però, no? Ex. Ho cambiato casa. Hai cambiato casa, stesso numero di maglia, stessa barba. Mi ispiro al pocio, però. Mi ispiro al pocio. Non lo vedete. Mi sa Andrea Zuri, il cameraman di questa partita. Cameraman, allora. Alto livello, hai, altro che proprio hai avuto difficoltà a seguire il ritmo alto di questa partita. Le palle, mi stavo tormentando, stavo così. Poi si è passata la videocamera. Ma hanno fatto quello che iniziano, poi ha fatto una brava per le piazze. D'accordo. Quindi mi sono un po' svegliato. Non è solo. Cioè non la pensiamo solo noi così, anche tu l'hai detto. Anche io ho detto anche dei segnatori di Alba. Siamo tutti d'accordo. Di Lorenzo che ha avuto l'occasione del vantaggio con l'ultimo veneziano con una bella azione proprio con il numero 45 dello Spartacus. Siamo qui con il fotografo ufficiale della partita, lo Spartacus Real Rivera. Allora, questa partita come la vedi? Movimentata, sta in difficoltà a seguirli, sì, dato che ci sono un sacco di contropiedi, però è una bella partita. Molti si chiedevano, soprattutto a Vidone, se tu fumi. Sì, fumo. Giovedì solo, tutti i giorni? No, quasi tutti i giorni, va bene, grazie. Siamo qui con i ragazzi dello Spartacus, campione per la seconda volta della Junior League. Le vostre impressioni sulla gara? Cosa meglio? Niente, sapevamo di essere superiori all'avversario, loro avevano solo delle buone individualità, noi eravamo molto più forti a livello di collettivo. Abbiamo sempre creduto nella vittoria. È fallita l'intervista. E si droga serio! Comunque, come dicevo, loro avevano soltanto delle buone individualità, ma noi eravamo molto più forti a livello di collettivo. Temevo soltanto un nostro calo fisico e mentale, ma non è stato così e li abbiamo messi sotto tutta la partita. Vabbè, il primo tempo però era un po' bloccato, ci ha pensato Veneziano con una conclusione dalla distanza a sboccare il risultato. Il secondo tempo la squadra avversaria è crollata. Era bloccata perché era una finale e sapevamo che era resa. Però ci ha pensato, come hai detto tu, lui dalla distanza.
anzi anche complice la papera del portiere. Torino! Per chiudere qualche dedica in particolare? A Zumbi che ci ha tolto la Serie C perché le scocciate darci sempre i soldi, vero? Ci portano una dedica a chi? Una dedica a lui, che è sempre, che è sempre con noi e non lo dimenticheremo mai. Bravo! Del mio amico Cico. Questo toppino. Questo toppino. Florentino. 125 più 1, 126. Vai, 126, ma ti sono preso? No. 125 e 126 oggi. Ah. La prossima sarà 150. Salutiamo in bocca al lupo per coloro che lunedì ma posso tornare alla finale. Forza Lo! 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 Forza L